Ciao a tutti, io sono Ilaria, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi girerò il video dove voi scegliete le mie unghie. Infatti, come potete notare, ho una ricrescita disarmante e quindi è giunto il momento. Qualche giorno fa su Instagram vi ho messo tutti i vari sondaggi, se ancora non mi seguite, tra l'altro andate. E appunto adesso andiamo a fare le unghie e scopriamo insieme, anche vabbè, se io logicamente li ho già letti, però insieme alla ragazza che mi farà poi le unghie, cosa dovrà farmi? Piccolo PS, se mi chiederete dell'illuminante in questo video, sono i nuovi illuminanti di Alessandro Rati insieme a Cosmify, quindi vi metto il link qua sotto se volete dargli un'occhiata, comprarli. Bam, bam, luce pura. Detto ciò, Eccoci iniziamo. arrivati nel magico mondo. Sì, stiamo pulendo la postazione backstage. Eccoci qua, guardate che carinello. La nostra amica è nascosta da qualche parte. Eccola lì. No, no, ci sarà tempo per riprendere. Dai, non vedo l'ora di iniziare. È più gasata di me, ragazzi. E non sa neanche cosa avete scelto sostanzialmente. Mi ha detto che ha votato i sondaggi, poi non ha più visti. Quindi, cosa avrete scelto? Chi lo sa, chi lo sa. Noi siamo pronti per iniziare. Ripeto, questo è il primo, il nostro primo. Queste sono tutte mie unghiette naturali. Siamo pronti ad iniziare. Come vedete, abbiamo tutto il negozio per noi. Non l'ho fatta preparare, quindi ve la beccate così com'è. Ma con la mascherina potrebbe essere effettivamente chiunque. Quindi saluta il grande pubblico. Eccola qua. È pronta, ragazzi, è pronta. Questa è la Sono faccia di una ragazza pronta. terrorizzata, non pronta. Giusto perché sono un pochino precisina. Prima di iniziare le devo dire le cose almeno fondamentali. Quindi devi essere pronta ai nostri sondaggini. Però bisogna riprendere così, almeno anche lei, vediamo la sua reazione. Allora, Lungocorte ha vinto il 59% lunghe, ragazzi. Quindi bisogna rimuovere todos e incartinarmi le dita praticamente. Quindi su quello eravamo quasi già parate. Poi, che ti do di forma? Forma. Sei pronta alla forma? Allora, io sono più tipo da mandorla di solito, Non hai scelto tonde. quadrato. Era tondo o quadrate, ha vinto quadrato. Quadrato. Sì. Incredibile, 55. 55%. Speravo fino alla fine che scegliessero tonde. Anch'io. Perché poi se era tonde era mandorla stiletto e avrebbe vinto mandorla. Però così non è stato. Ha vinto quadrate o ballerina? Secondo te, ballerina? Ballerina. Ballerina! Dai, eri preoccupato per Sì. farle quadrate? Ah, perché io dirompo sempre che non le voglio a paletta poi. Adesso, visto che lei glitter li monta sotto la bombatura, o non so il termine tecnico, quindi diciamo così, glielo diciamo adesso. Il glitter era, prima di tutto, glitter sì o glitter no, e logicamente ha vinto il sì con il... 81% ci piacciono Cioè, dai, per glitter. forza, i glitter piacciono a tutti. E poi era unghia piena o sfumata? Ha Piena. vinto? Piena. Giulia, ma cosa stai dicendo? Ha vinto Sfumata. sfumata! No, io preferivo sfumata. Veramente? Sì, perché poi ci sono pure le decorazioni, cioè, se no era un Ah, po' too ah, ah, ah. much. Quindi ho vinto sfumata. Per ora ci fermiamo qua. Ah, partiamo a smontare! Stiamo dicendo bye bye alla lunghezza naturale, sì, al finto. Bella! Noi stiamo procedendo. Giulia era molto preoccupata se avesse vinto il French. Ma per sua fortuna non ha vinto! Rivelazione, ragazzi! Avete votato 75% no, tra cui uno dei votanti è stata la qui presente. Ringraziamola tutti, tanto prima o poi mi Grazie a farò voi. rifare, quindi. E poi abbiamo pensato, visto che i glitter appunto li dobbiamo montare sotto, scegliere già il colore. Per i glitter non avevo specificato il colore, quindi li sceglieremo noi in base a cosa sta meglio poi con il colore. E ha vinto, rullo di tamburi. Vedete come si ferma ogni rivelazione? Nude! Palette nude! Cioè, d'estate mi aspettavo vincesse il colore. E invece no. Quindi adesso prenderemo la nostra rotellina di nude e sceglieremo qualcosa di carino. Però dai, alla fine mi sta andando bene. Cioè, pensavo fosse state più cattive. La decorazione è stata un po' così, eh?
perché io preferivo vincesse una delle due e invece ha vinto quell'altra. Adesso vedremo poi cosa si inventerà lei, quella è la sua parte creativa. Allora, prima di passare alla costruzione, questi sono i range di colori nude, ops, che possiamo toccare. Quindi mi sta tirando fuori i camouflage, così è una cosa anche più veloce che ci fa già la struttura. Troppo marroncino per i miei gusti, quindi questo è un gno. Questo lo vedo un po' trasparentino, è coprante pure questo. È un po' più trasparentino. Puoi farcela, io lo so. Devo aprire le chakra. Sì, se no te li apro io. Minacce servono. Ci sta prendendo un colorino. Beh, allora ti dico, questo è un po' troppo rosino barbina. C'è la scelta di colori. Abbiamo anche la rodellina, ma stiamo cercando di optare prima per questi. Lei sta sudando per aprire i barattolini. Vai Giulia, puoi fargliela. Beh, ci provo io, se no è la forza minore della mia palizia. Ma forse ho più aggancio perché non ho le unghie lunghe. Aggancio, scherzi. Ma che mi stai riprendendo? Sì, Ilaria, sei riuscita. Spam, ma è vuoto anche questo. Questo quindi, dai, questo mi piace. È anche in gamma colore. Vai, optiamo per questo. Ah no, però questo brucia come un assassino. Bella, perché me lo proponi? Mi hai dimenticata, ma sarò lieta di farti soffrire come una bestia. Ma stai scherzando, Giulia? Cosa ti ho fatto di male? A parte farti crescere in questi anni di torture. No, guarda, ho cambiato idea. Questo è molto carino. No. Non è che se te lo guardi ti dice se mi farà male o no, Vedo nel fondo del barattolo. Ma questo non è una tazza di tè, Giulia. Allora, abbiamo deciso per i glitter intanto. Mischieremo questi più sottili a questi. Guardate che belli come brillano. Poi lei farà la magia, quindi iniziamo. Stiamo facendo la struttura da limare, logicamente, ma dentro... Oddio, adesso brucerà, Giulia. Sì. No! Ah! L'hai preso in diretta, adesso non mi... No, questo va meglio adesso. Così è il mio pollice. È il mio incubo essere un pollice. Cioè, ma può sfottermi così? No, ragazzi. Adesso inizia la mia parte preferita. E dove gli romperò di più, vero? È un feticismo proprio vederle limare, perché cambiano totalmente. E alla fine abbiamo optato per questa pollice glitter. Il disegno su qualcuna. Decorazione, come vedete, ha vinto sì. Lei sarà molto felice. È la sua parte preferita da artista. E ha vinto quella astratta, che abbiamo deciso di fare a schizzetti, tipo così più o meno. Dovremmo scegliere i colori, ma quello è il genere. Fase cottura. Allora, gli schizzi sono stati decisi di questo colore qui e questo... Cos'è? Un lillino, un rosino pastellino. E bianco, avevo detto. L'unico sondaggio non vi ho fatto vedere, lucido opache, ha vinto lucido e meno male, perché sennò questo opaco no. E poi non vi avevo fatto vedere monocolore o più colori, avevano detto un colore. Giulia non se la sente più di essere libera. Siamo a livello critico, anche perché sono le 9:10, Ragazzi, non vi sembrerà vero, come vedete fuori è buio e si sono fatte le 9:40. Ma ce l'abbiamo fatta! Allora, sono io che sono rompina, lo ammetto, e Giulia che mi sopporta. Aspettate, adesso vi faccio vedere, sta facendo, vedete, gli ultimi ritocchi. Mi devo liare. Eccole qui alla fine, cioè sono pazzesche. Allora, abbiamo fatto qui questi schizzettini un po' pastellosi. Qui abbiamo i glitter. E sono lunghe, ragazzi. Cioè, rispetto a prima sono molto lunghe. Guardate che belle. Quindi siamo giunti alla fine. Lei è proprio... Lei sta per terra ormai, praticamente. Dai, però facci un salutino con la mano buona, quella che ti pare. Con la mano ricresciuta. Ciao, ringraziamola per la pazienza. Dato pochi anni che ci conosciamo. Detto ciò, io... Vi lascio i contatti di Giulia qua sotto nell'info box intanto, se vi va di venire da lei. E ditele che siete amichette mie, così capisce. Siete più rompi di me. Dobbiamo trovare qualcuno più rompi di me. Non mi fare faccia dietro. No, basti tu. Quindi spero questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo.